Secondo pareggio consecutivo dopo quello di Forlì per il Pineto che al Mariani Pavone impatta 1-1 contro una Sangiustese a punteggio pieno dopo 3 gare. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3 con Senigalliesi che, assente Herrera, inserisce l'ex Pezzotti sulla linea dei centrocampisti, mentre il tridente è formato da Laringe, Chedira e Argento. Amaulo ripropone la formazione che ha battuto in casa il Materica domenica scorsa con Fortunato centrale, le mezzale Marianeschi e Di Renzo, e il tridente composto da Massa, Pedalino e Villanova. Avvio di gara equilibrato con l'ex Pezzotti che si fa subito vedere con un calcio di punizione. Fargione si distende e respinge. Al decimo è un episodio a sbloccare la partita. Mazzei affonda sulla sinistra e fa partire il traversone. Patrizzi respinge con un braccio. Il direttore di gara, Domenico Mirabella, della sezione di Napoli, non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Fortunato che, freddissimo, spiazza di potenza Chiodini per l'1-0 in favore dei padroni di casa. E al quarto d'ora il Pineto potrebbe anche raddoppiare con la girata di Pedalino, ma il controllo non è agevole e la conclusione centrale è preda di Chiodini. Con il passare dei minuti però la Sangiustese cresce e conquista campo. La formazione di Senigalliesi porta alto il pressing sui portatori di palla avversari e si ripropone in avanti con maggiore insistenza fino a sfiorare il pareggio al 36esimo. Punizione di Pezzotti in area dalla sinistra, grande elevazione e stacco imperioso di Patrizzi che centra il palo alla sinistra di Fargione. Brividi per il Pineto che soffre nei minuti finali del primo tempo la pressione della Sangiustese. La squadra di Amaulo si abbassa oltremodo e non riesce più a riproporsi in avanti con efficacia. Il tecnico biancazzurro corre ai ripari in avvio di ripresa, inserendo Amadio per uno spento Villanova e avanzando Fortunato tra le linee in una specie di centrocampo a rombo. La mossa si rivelerà vincente sul piano del gioco, ma non su quello del risultato. Intanto, al settimo, proprio il neo entrato Amadio sventa un pari praticamente fatto. Fargione commette un'ingenuità e nel rinviare fa un assist involontario a Chedira, che si trova la porta spalancata davanti. È strepitoso il recupero del centrocampo a salvare il risultato. Sul capovolgimento di fronte è invece il Pineto che potrebbe raddoppiare quando Della Quercia serve Pedalino che di testa impegna Chiodini che con un gran colpo di reni alza oltre la traversa per la disperazione dei tifosi biancazzurri. Al 23esimo è invece Marianeschi a servire Fortunato che però ci arriva solo con la punta del piede e la difesa può mettere in corner. Ma come spesso accade nel gioco del calcio, proprio nel momento migliore del Pineto arriva il pareggio marchigiano. Al 29esimo su corner di Moracci la difesa biancazzurra lascia colpevolmente libero di saltare Pluchino, appena entrato a rilevare Capitan Perfetti, che tutto solo può insaccare di testa il gol dell'1-1. Una beffa per i padroni di casa che provano a reagire negli ultimi minuti nel tentativo di conquistare l'intera posta in palio. Al 43esimo Mancini serve Pomante nell'area piccola e il colpo di testa termina però fuori bersaglio. Ultimo sussulto del match al 48esimo con Esposito che ha una buona opportunità in contropiede ma viene fermato per un fallo di mano. Termina così 1-1 tra l'amarezza dei biancazzurri, rei di non aver saputo conservare il vantaggio a causa di una disattenzione e la soddisfazione dei rossoblù marchigiani per aver conquistato un buon punto. Il Pineto tornerà in campo già sabato alle ore 15 nell'anticipo di Recanati, mentre la Sangiustese domenica ospiterà il Cesena. Mister Senigalliesi, questo è il primo stop dall'inizio della stagione, se così vogliamo chiamarlo, però insomma per il computo delle occasioni è il secondo tempo, alla fine un pareggio che tutto sommato forse ci può stare. Ah no, assolutamente, una partita contro una squadra fortissima, noi faremo percorsi totalmente diversi a mio parere alla lunga. È un punto importantissimo, una gara difficilissima perché siamo partiti bene, poi il rigore, pensavo che comunque ci mettesse un po' in difficoltà, invece siamo stati equilibrati, compatti, abbiamo continuato a giocare contro una squadra che comunque ti mette in assoluta difficoltà per fisicità, per qualità tecniche, quindi è un punto che noi prendiamo con grande soddisfazione. Alla fine avevano più forza a mio parere, si vedeva. Abbiamo tenuto perché alla fine abbiamo tenuto da squadra solida e questa è la cosa più importante. Un pareggio che tutto sommato alla fine forse ci può stare. Sì, un pareggio che ci può stare, peccato perché dopo una prima frazione dove abbiamo un po' sofferto e nella seconda parte della gara tenevamo benissimo il campo e eravamo pericolosi, quindi la Sangiustese non riusciva più a creare pericoli
un calcio piazzato è venuto questo pareggio, c'è questo rammarico qui perché una volta in vantaggio si poteva gestire meglio il risultato e dobbiamo prestare più attenzione sul calcio d'angolo. Effettivamente questo gol dell'1-1 è arrivato forse nel momento migliore del Pineto? Sì, è stato palese, diciamo, l'atteggiamento tattico ha dato un equilibrio maggiore alla squadra e abbiamo dominato, però abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco, ci siamo avvicinati in modo pericoloso alla porta avversaria, potevamo anche chiudere la partita, non ci siamo riusciti, forse l'unica pecca è questa e sembrava che potessimo portare via anche il risultato 1-0, ma questo calcio piazzato ha indirizzato la gara in pareggio con una squadra forte organizzata come la San Giustese che ha cambiato pochissimo dalla scorsa stagione, 9-11 sono gli stessi giocatori, quindi ha dimostrato tutto il proprio valore, noi abbiamo tenuto testa e sicuramente è stata una prestazione buona da parte della nostra squadra.